Estate 1975, un giovane cantautore calabrese pubblica una canzone che avrebbe riscritto per sempre le leggi del mercato musicale e che avrebbe fatto cantare generazioni intere di italiani. Questo 25enne si chiama Salvatore Antonio Gaetano, anche se sua sorella preferisce chiamarlo Rino, come noi tutti lo abbiamo conosciuto, il quale aveva già pubblicato dei brani che non ottennero però il successo sperato, anzi furono un vero e proprio flop. Ma il nostro Rino non si perde d'animo e con la caparbietà e l'ironia che lo contraddistinguono arriva a comporre un pezzo della durata di 8 minuti, scritto in una notte nel seminterrato di casa dove vive con i suoi genitori, che lo avrebbero voluto bancario. Rino non si arrende, è motivato e soprattutto non vuole finire a lavorare in banca, ed è così che nasce, forse per gioco, una delle canzoni più belle di sempre, dal titolo Ma il cielo è sempre più blu. Il testo della canzone si basa su una serie di parallelismi che esprimono le contraddizioni della società di fine anni 70, una lunga sfilza di disuguaglianze che ogni giorno incontriamo nella nostra vita e quali diventano però vane davanti ad una frase semplice ma carica di un valore intrinseco talmente forte da fare invidia a milioni di libri e convegni sul tema. Perché il cielo è sempre più blu, anche di fronte alle tante ingiustizie e tanti soprusi che subiamo ripetutamente, perché il cielo è sempre più blu, per tutti. Ed è proprio sotto il cielo di Crotone, città natale di Rino, che nasce Gabriele, nel 1998. Crotone è una delle città più belle e contaminate della nostra penisola, luogo di incontro tra greci e bizantini. La leggenda vuole che il nome della città derivi dall'eroe greco Crotone, figlio di Eaco, che morì, ucciso per errore, dal suo amico Eracle. Come un valoroso guerriero, a Gabriele è affidato il compito di difendere dalle insidie nemiche la retroguardia rossonera in terra foggiana. Le battaglie non sono poche e la guerra non è ancora conclusa, ma dal canto delle sue 23 presenze con la casacca del Foggia, condite anche da una rete, per il nostro Gabriele l'esperienza Dauna può considerarsi già più che positiva. Ma per uno come lui le soddisfazioni fanno parte del passato, un vero guerriero deve essere per forza di cose proiettato più al presente rispetto a ciò che è stato, ed ecco che dopo 3 stagioni con la maglia del Rende e il conseguente trasferimento al Foggia è importante continuare a sognare, e anche in grande. Mastino dal 1,83 è abile anche con i piedi, Germinio è per media voti uno dei calciatori migliori di questa stagione, ragazzo semplice e legatissimo alla propria famiglia. Gabriele si è fatto trovare pronto quando mister Marchionni lo ha utilizzato in una Serie C non facile per le motivazioni che conosciamo ampiamente. Numero 13 sulle spalle come i più grandi difensori, un omaggio alla scuola di centrali nata con Alessandro Nesta e portata avanti dai vari Astori, Romagnoli, Bastoni, Caldara, Peluso, Ranocchi e tanti altri. A 23 anni si ha l'età giusta per imporsi e programmare senza ansia il futuro, anche se le vittorie più belle si ottengono senza stare troppo a pensarci sopra. Gabriele, solamente qualche anno fa, non avrebbe mai immaginato il calore di una terra come quella della Capitanata, tanto diversa dalla sua Calabria, ma non per questo meno passionale. Gabriele, si sa, noi meridionali siamo fatti così, ci esaltiamo e ci affezioniamo subito ai nostri beniamini. Che questo sia solo l'inizio di un piacevole viaggio insieme, sotto un cielo sempre più azzurro da colorare, però di rosso e di nero, perché questa città vuole bene i suoi figli adottivi come fossero propri. E come Cantarino, la bella stagione che sta per finire soffia sul cuore e ti ruba l'amore. In bocca al lupo, Gabriele. Foggia è con te.